Ma io faccio due considerazioni, la prima di carattere personale. Quando fu ucciso Siani ero capo della squadra mobile e quella sera fui il primo ad arrivare sul posto e a contattare i familiari. Quindi per me significa un ritorno nel passato, in un momento drammatico, non solo per quanto riguarda la famiglia Siani, ma per la storia della nostra città. Era in quel periodo forte il contrasto tra le organizzazioni criminali e quindi al di là del povero Siani, tantissime vittime innocenti all'epoca hanno lasciato il loro corpo insanguinato per terra. Per quanto riguarda questa manifestazione, una manifestazione che si arricchisce sempre più di ulteriori nuove esperienze ed è importante perché è stato anche detto che non possiamo affidare la lotta alla camorra solamente allo Stato, inteso magistrati e forze dell'ordine. La società civile deve partecipare, ma deve essere dallo Stato però incoraggiata sufficientemente, perché eroi ne abbiamo avuti tanti e non è giusto che paghi la società civile. E quindi è una manifestazione che secondo me avrà ancora più successo l'anno prossimo.